Approfitto adesso per leggerti una delle domande che ci è arrivata dai lettori, che è la seguente. Ovvero, quali sono le somiglianze e le differenze tra Blomming ed Ezio? Noi abbiamo, lo diciamo sempre, per noi Ezio è un grandissimo modello, abbiamo una grandissima stima della loro idea, della comunità che hanno costruito. Ezio ha due caratteristiche. Allora, la prima cosa che ci unisce tantissimo a Ezio è quest'idea del fatto che l'e-commerce possa essere aperto a tutti e che sia un tool di empowerment per un'imprenditoria anche a livello personale, oppure anche per professionisti e aziende, no? Però quest'idea forte dell'entrepreneurship, l'abbiamo detto ancora nel video che abbiamo rilasciato proprio oggi, dell'usare la rete per sviluppare la propria attività, le proprie passioni, i propri interessi, questo sicuramente lo condividiamo in pieno. Dal punto di vista del modello, tecnicamente il nostro modello è opposto a quello di Etsy, cioè e non solo da noi puoi vendere online, ma ripeto, il nostro tool è pensato e sviluppato apposta per presidiare i social media. Etsy, che è partito nel 2005, quindi quando i modelli del Web 2.0 iniziavano a prendere forma, è comunque, diciamo, più legato a quello di essere un sito destinazione. Con grandissima forza, ripeto, Etsy è un sito straordinario e noi abbiamo la massima ammirazione per Etsy. L'ultima cosa è che Etsy, un'altra delle qualità di Etsy è quella di essere molto dedicata a una comunità molto specifica, che è quello, diciamo così, delle creazioni handmade. Anche da questo punto di vista hanno fatto un lavoro straordinario, riescono a tirare fuori dei prodotti meravigliosi, però in qualche modo è legato a quella comunità, no? Allora, noi di nuovo abbiamo pensato, abbiamo lavorato sul modello, lo chiamiamo two-sided business, con due lati. Da una parte quello appunto di piattaforma, e come piattaforma noi siamo una piattaforma aperta, chiunque può vendere. Abbiamo esteso un po' questo concetto della democratizzazione della vendita online, per fornire una piattaforma che possa essere usata da chiunque per vendere nei propri sistemi. Poi noi ci siamo rivolti a una comunità che è quella appunto che noi chiamiamo sempre della nuova creatività indipendente, che ha visto tra l'altro una grande partecipazione dal mondo dell'handmade italiano, di cui noi siamo assolutamente appassionati, ma che oltre all'handmade vede anche però designer, artisti, appassionati non solo del fai da te, ma anche del do it yourself, che è qualcosa di più esteso, che è un fenomeno che io studio da tempo e che mi appassiona moltissimo, e non solo, no? Quindi ad esempio nel nostro marketplace, quello il buy, blomming.com/buy, in realtà tendiamo sempre a mettere in evidenza e a valorizzare i prodotti che hanno maggior qualità da questo punto di vista, quello che per noi hanno questi tre concetti: novità, creatività e lo sviluppo di un'attività indipendente. Questi sono tre pillar a cui crediamo molto. Mi ha colpito molto il fatto che parlassi di do it yourself, anche perché non so esattamente quale sia la differenza tra il do it yourself e il fai da te. Pensavo fosse effettivamente la traduzione in italiano. Ma sì, no, le parole sono quelle. Tecnicamente intercettano due movimenti e movimenti nel senso di persone, cioè due trend molto diversi. Noi italiani abbiamo tantissima passione per il fai da te, solo che per i maschietti il fai da te classico è quello del bricolage. Tutti siamo appassionati di brugole, il famoso paradiso della brugola del film di Aldo Giovanni e Giacomo è un must, no? Nel femminile c'è molto fatto a mano, nel senso anche proprio del crochet, del knitting, del fare i gioielli, di questa cosa qui. E questo va benissimo. In Italia però c'è anche un'altra tradizione nobilissima, che è quella proprio della meccanica, cioè del fare le cose, del saper costruire, ok? Questo non ha ancora creato in Italia un movimento vero di persone
che sappiano non solo costruire, ma anche ricostruire e aggiustare. E questo invece è il grosso trend internazionale del do it yourself. Cioè, il do it yourself è un movimento di persone, una community unita dall'idea che bisogna saper fare le cose, saperle costruire, saperle smontare, rimontare, saperle aggiustare, no? E questo qui si applica a qualsiasi tipo di prodotto, categoria merceologica, mercato, quello che vuoi, unito da questa filosofia che di nuovo è legata un po' al tema dello sviluppo personale e imprenditoriale, no? Quindi c'è questa fantastica Maker Faire che si è appena tenuta a Detroit, che è l'ennesima puntata di un, appunto, di un evento che si tiene 2 volte l'anno, organizzato da Make di Orilli, che come sempre si rivela essere l'editore di tecnologia più avanti al mondo, più in grado di intercettare queste cose al mondo, in cui appunto si radunano persone che sanno costruire le cose più incredibili, fanno i prodotti più strani, e lì si mette assieme veramente il fai da te che dice di fare la lana, ok? Fino alla robotica. Quindi il do it yourself ha un orizzonte molto più ampio di quello che siamo abituati a considerarlo in Italia. Consiglio di lettura per l'estate il romanzo fantastico, è Makers di Cory Doctorow. Non so se è stato tradotto in italiano, si trova però su Amazon. Makers di Cory Doctorow. Alberto, non ti sento più. Eccoti. Pronto? Ok, si è incastrato per un momento. Quindi Makers è la lettura dell'estate. È divertentissimo, ormai è qualche anno, però è ancora molto divertente, perché è un romanzo che parte da una base estremamente informata di quale sia questo movimento, anche dal punto di vista tecnologico. Però recentemente è stato presentato anche in Italia, tra l'altro accompagnato da un nome di rilievo. Io adesso non ricordo il nome dell'autore del libro, ma ricordo il titolo, che è Il futuro artigiano. E so che alla presentazione di questo libro era presente anche Marco Tronchetti Provera, o no, Luca Cordero di Montezemolo, scusami. Però per dire, noi in Italia abbiamo una grandissima tradizione di questo tipo e come al solito siamo un po' resistenti, facciamo un po' recalcitranti nel portare queste nostre capacità online, che sono uno strumento per espandere la propria capacità di raggiungimento, no? Posso immaginare effettivamente come negli Stati Uniti un movimento di questo tipo possa confluire in maniera organica e strutturata in rete e, per vendere effettivamente anche quello che viene prodotto e viene creato. Invece in Italia, appunto, come dicevi anche tu prima, c'è questa specie di reticenza, di avversione, per Ma cui. relativa, relativa, perché l'idea è che chi è più abituato a sviluppare la propria attività in prima persona proprio, poi in realtà trova facilità a usare questi strumenti per estendersi in rete. È solo una resistenza culturale, diciamo, un po' di tipo generale, per cui che è simile a quello che dicevo prima. In generale sull'uso dei social network, cioè il fatto che ci sia stata pochissima divulgazione a questo riguardo, no? Siamo sempre un po' alla ricerca dei campioni, dei goleador, e a volte ci perdiamo il fatto che ci sono piccole esperienze come quelle che ha raccontato il direttore della stampa in televisione di quella piccola azienda sul lago di Como che fa barche che vincono le Olimpiadi e vengono da tutto il mondo a comprarle. Ecco, no? Queste storie qui noi le rappresentiamo sempre come se fossero, non so, gli alieni che arrivano dalla Luna. Non è vero, gli italiani sono così, è solo che dobbiamo imparare a valorizzare il fatto che è normale essere così, perché noi siamo creativi, abbiamo voglia di fare, ci divertiamo, partecipiamo e siamo sociali, non solo nella piazza del paese a bere un bicchiere di vino, ma anche in rete su Facebook. Chiaro. Dimmi un po', come è nato di fatto Vlooming?
Blooming è nato da un'idea di Nicola Junior Vitto, mio socio in questa iniziativa, insieme a Matteo Cascinari, che è entrato in azienda recentemente come partner, anche lui si è appassionato all'idea. Nicola ha avuto l'idea, appunto, veniva da un'esperienza importante di e-commerce ed era appassionato anche però di social media, ha deciso di mettere assieme le due cose. E ha avuto la malaugurata disavventura di incontrare il sottoscritto in rete e diciamo che io ho portato un po', appunto lui ha la competenza di visione del mercato, della tecnologia, delle prospettive, non solo dell'e-commerce, però diciamo quella lì era la sua competenza principale, io portavo la parte di comunicazione social. E appunto abbiamo avuto la fortuna di incontrare recentemente Matteo Cascinari, che invece porta una grande esperienza in ambito business, manageriale e per ricerca di finanziamenti. Se vogliamo aggiungere una parola, interessante forse anche l'esperienza di startup, noi siamo partiti con la logica del minimum viable product, cercando di fare un processo lean, come si dice, cioè realizzare un prodotto molto semplificato ma che funzionasse dall'inizio alla fine. Per far provare, far capire alle persone che cosa potevamo fare, e nel contempo abbiamo costruito diciamo così, la parte di comunicazione, andando a intercettare, parlare, metterci in contatto con le persone che potevano essere interessate. Lavorando su questi due filoni contemporaneamente, cioè sviluppando la comunicazione mentre si sviluppava il prodotto, abbiamo avuto non solo delle conferme, ma anche degli importanti suggerimenti su come cambiare il prodotto, cioè noi i nostri piani di sviluppo cambiano continuamente perché abbiamo un'interazione continua con la community che ci chiede proprio che cosa modificare. L'evento più divertente è il fatto che la community ci ha chiesto di inserire la funzione di chiusura per ferie, che secondo me è un po' strano per un sito, però insomma noi abbiamo realizzato la possibilità per chiudere il negozio per ferie. Nonostante sia un negozio online. Sì, però l'ha chiesto la community e questo sì. Ok, ho visto che in effetti c'è un sistema che funziona anche a votazione, quindi per un'idea che c'è già, si può votare in modo che si può avere un'idea di quanto sia voluta e rilevante quella Sì, modifica. è un tool gratuito che si chiama User Voice che consigliamo anche alle altre startup. È stata un'esperienza interessante e utile.